Alla luce dei mondiali studenteschi di orienteering, come pensa di incentivare ulteriormente la pratica nelle scuole? Considero molto importante questi campionati mondiali di orienteering che facciamo a Palermo, quest'anno in Italia per la terza volta, per la qualità della disciplina, perché a questo punto con questo evento io credo che sosterremo molto di più l'inserimento di questa disciplina, di questa conoscenza, di questa disciplina dentro l'insieme delle scuole italiane, perché è utile proprio ai processi di formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Mi auguro che l'evento che si svolgerà a Palermo in aprile consenta anche di essere seguito non solo da chi materialmente parteciperà al campionato mondiale, ma anche da tante altre scuole che verranno sollecitate. Quindi mi auguro che ci sia per questa disciplina una straordinaria estensione e partecipazione di conoscenza, oltre che poi di pratica, anche in Italia. Oltre 10.000 ragazzi delle scuole medie e superiori praticano orienteering in Italia. Come valuta questo fenomeno? No, io valuto questo fenomeno di partecipazione, un fenomeno di straordinaria importanza nel merito. Numeri sono significativi, dobbiamo però estenderla di più, fare questo sport, questa attività all'aperto, in condizioni di ambiente positivo, pulito e sostenibile, e anche in gruppo, quindi in qualche modo dando delle abilità e consentendo di apprendere delle abilità da parte delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, molto utili anche alla capacità di risolvere problemi, di sapersi muovere poi nella propria realtà educativa, nella propria realtà di vita e nel proprio futuro di persone adulte nel mondo reale. Allora Ministra, è arrivato il momento per provare una gara di orienteering. Ormai sì, mi avete conquistata, quindi sì, io devo assolutamente provare a partecipare, anche perché anch'io vorrei tanto avere questa nuova possibilità di apprendimento. Nella vita non bisogna mai smettere di apprendere, questa è sempre stata anche la mia caratteristica di vita, non ho mai smesso di apprendere, non ho mai smesso di studiare, quindi adesso che sono entrata in relazione anche con questa disciplina di orienteering, assolutamente devo partecipare per apprendere.